Fa tutta la nostra staripa. Eh? Il sciscionesimo fa tutta la ripa. Vai, non c'è. Per prendersi un pezzo di pizza? Sì, certo, perché deve carburare, capito? Deve piacere vitamine. Partita pesante, insomma, cercheremo di dare il meglio e speriamo bene. Sbagliato, non c'hanno la maglietta, deve ricambio. Cominciamo a giocare? Eh? Ok, quindi la massima attività. Adesso per cercare la seconda battuta, facciamo la cosa. Ok, parla. Ragione, se uno deve giocare così. Ma la palla a volo serve la capoccia, se non ce l'ha è inutile che giochi. Niente, partita persa, 3-0 secco, senza attacco. Quello che mi fa pensare è ripetuti i cambi sul numero 4 che ci sono stati durante i 3-7, quindi questo è un sintomo sicuramente di qualcosa che non andava, no? Qualcosa che non andava in squadra e qualcosa da rivedere negli allenamenti, insomma. No, non c'è niente da dire, sono partite allucinanti, inspiegabili.
Anche se era iniziata bene. È iniziata benissimo, dovevamo cavalcare l'onda mentre potevamo, non l'abbiamo fatto. E dopo loro si sono riscaldati. Abbiamo permesso di riscaldarsi semplicemente. Peccato perché non potevamo spingere là, le avremmo depressi, probabilmente avremmo vinto, abbiamo portato a casa il punto. Assolutamente. Giocato di bello. Vabbè, non solo, dai. Tutta la squadra non ha reso al massimo. Comunque non è intaccato niente, è tutto ancora possibile, eh? Sia chiaro questo. Dai, cioè abbiamo un'altra venerdì. Quindi? Quindi magari mi alzo un po' più tardi. Io direi che questa partita abbiamo giocato molto bene, siamo stati forti, non abbiamo sbagliato quasi nessuna palla, è solo che siamo stati un po' sfortunati. Tutto lì. Tanta sfortuna questa volta? Solo tanta sfortuna, perché comunque tutti i ragazzi hanno giocato bene, a parte Tania. Una partita sottotono, non siamo mai entrati in partita, mai. Toccato, dai. Non sono riuscita mai a replicare la grinta delle altre due partite, non siamo proprio entrati, tutti sottotono. Emblematico, partita, abbiamo giocato male, loro hanno meritato di vincere, punto. Diciamo che abbiamo meritato noi di perdere, facciamo così. Loro hanno meritato di vincere, noi abbiamo meritato di perdere, quindi giusto il 3-0, ce li facciamo venerdì. No, mi sto annesserò. Davvero? Perché? Cosa è successo? Lo devi dire davanti alle telecamere, dillo davanti alle telecamere. Eh? Dillo davanti alle telecamere, cosa è successo? Abbiamo ufficialmente fatto cagare. Tutti. Beh, niente, c'è poco da dire perché la squadra ha giocato giusto il primo set, portando a fine alla fine, poi il secondo e il terzo l'hanno giocati molto male. Mi è sembrato di vedere gli spetti della partita, delle partite col Farnesina. La cosa forse che ci rincuora è che non abbiamo perso le speranze ancora per qualificarci, però dobbiamo cambiare assolutamente mentalità, essere più precisi e più grintosi. Ma questo 3-0 non pensi che demoralizzerà la squadra? Neanche un punto in questa partita. Sai, 58 km, 0 punti. La cosa bella di questa squadra è che nei momenti difficili c'è sempre a rialzare la testa. Quindi io spero che per venerdì la squadra, giocando con un avversario sicuramente più debole di questa, possa sapere esprimersi, se non dico al meglio, a fare qualcosa di importante, di prendere 3 o 2 punti, comunque di vincere la partita. Grazie. Grazie a voi. Ragazzi, come dicevamo, il risultato affossa le ambizioni della squadra, non credo, ma dal punto di vista della prestazione c'è qualcosa da migliorare, o sbaglio? No, ma penso che c'è sempre qualcosa da migliorare anche quando si vince la partita, anche quando si vincono le partite. Vedi la partita con Roma Polis, abbiamo giocato proprio da schifo e abbiamo comunque vinto la partita. Qui abbiamo giocato da schifo e l'abbiamo meritatamente persa. Domani andiamo ad allenarci e prepararci per la partita di Subiaco. Abbiamo 2 partite in casa dove potremo costruire la qualificazione per andare avanti nel campionato. Sì, diciamo che anche il primo set è stato forse un set giocato bene, o sbaglio? Poi gli altri due chiaramente è successo tutt'altro. La prima parte del primo set. Beh. Ma che c'è l'auricolare? Sì, è un collegamento. Niente, l'ultimo set sicuramente è stato positivo, se non per gli ultimi punti insomma, che abbiamo persi noi. Sicuramente usciamo dal campo con la consapevolezza di dover affrontare al meglio la settimana entrante con un allenamento più specifico, credo, sull'attacco, sulla ricezione, per lo più sulla battuta, sul muro, anche in tutto. Muro. Perché... Sì, a livello individuale dovremmo crescere ancora, a livello di squadra, a livello di gruppo, a livello singolo. Quindi c'è molto da fare, però io confido negli Spikers, nel mister, nel capitano. Quindi la società che abbiamo alle spalle è una società seria. Soprattutto per i tifosi, credo che. I tifosi che ci vengono a seguire. Società che non ci caga di pezzo. Grazie. I tifosi che ci vengono sempre a seguire, come vedete. No? 3-0. 58 km.